un'altra cosa che è nata con questo film è una grande anima che è la musica e la collaborazione con Roberto Cappella. Io con questo film volevo fare un'operazione, partire con le riprese del film e da un'altra parte volevo che Roberto componesse le musiche, interpretasse le emozioni che la sceneggiatura esprimeva, cercasse in sé, nella sua memoria e nel suo grande talento, di comunicare queste emozioni con il suo linguaggio. È stata una grande esperienza perché c'è stata da subito una grandissima empatia con Giovanni, con il regista. Quando ho iniziato questo lavoro, io all'epoca abitavo a Roma, avevo appena iniziato a lavorare il mio disco. In quel momento Giovanni mi spediva spesso delle sceneggiature. Con quelle sceneggiature io iniziavo a comporre dei temi, a lavorare ad alcune musiche senza sapere esattamente quali sarebbero state poi le immagini. Successivamente poi Giovanni mi spediva alcuni frammenti di filmati, fotografie e sopralluoghi, e così le musiche cominciavano a diventare molto più definite, quantomeno descrittive di un mondo. È una cosa abbastanza particolare che ha permesso di mantenere quell'anima, quell'idea originaria a livello inconscio e a livello emotivo, sensibile. Siamo arrivati poi chiaramente alla necessità di montare le musiche realmente, oltre a quelle che avevo composto qui a Roma, e quindi di adattarle alle immagini. In questo modo abbiamo vissuto insieme un bel periodo. Roberto ha una metodologia compositiva molto particolare, non ha schemi, non ha rigidità. Se bisogna suonare con dei cucchiai, suona con dei cucchiai, ricerca nei suoni il significato di quello che vuole dire. La sua voce è uno strumento a sé stante, uno strumento unico. Quello che abbiamo cercato di fare è andare al di là della musica descrittiva, al di là della musica che tende a descrivere una scena o a descriverne i sentimenti. Abbiamo cercato di pescare nella memoria dei suoni, nella riscoperta di quelle sonorità che suscitano delle emozioni ma anche dei ricordi per associazione. Ricordo benissimo quel periodo perché era un'enorme esplosione di energia, no? Un'energia che ci faceva sentire talmente forti da quasi non sentire la stanchezza. Lavoravamo giorno e notte per la composizione di queste musiche nuove, direttamente sulle immagini. Però ricordo una grandissima forza creata proprio dalla sintonia tra me e il regista, che quasi senza parole riusciamo a capirci. Tutta questa serie di emozioni, sensazioni, condivisioni ha portato a musicare, a lavorare il film in un certo modo, in un determinato modo, e spero che la gente possa ricevere quello che noi abbiamo dato con la nostra energia. Il cast e le maestranze hanno dato il massimo e questo denota una grande passione per il progetto. Dimostra che se ci si crede si possono spostare le montagne. Questo dà un apporto al film notevole, ma non prettamente lavorativo. C'è un'emotività che permea dal film, che sicuramente proviene dalla passione di tutte le persone che ci hanno preso parte. Non ritengo che i film debbano dare delle risposte. I film sono un qualcosa che serve a condividere con le persone una certa esperienza, un certo racconto. Questo serve a crescere. Fare arte vuol dire creare qualcosa, dare la vita a qualcosa.
e questo qualcosa deve vivere e dare il proprio messaggio, indipendentemente anche da chi l'ha fatto. Io credo che l'arte sia salvezza. Io credo che l'arte non debba mai portare al timore, altrimenti non potrebbe portare a una crescita. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel mio cuore nessuna croce manca. Questo film si vede due volte. La prima visione ce l'hai nell'immediato, nello scorrere della pellicola. E poi c'è una seconda visione, a mio avviso quella più importante, ed è quella della memoria, è quella che ricompone quelle immagini, quelle parole che si ancorano nella memoria dello spettatore. Ed è lì che sono inserite le domande. E allora perché ogni volta mi porti quassù? I fiori richiamati dal sole, come cacciare il freddo, si risvegliano. Adesso vuoi il mio di sangue. Quanto te ne occorre per fare più buono il tuo vino?